Le altre partite, perché stasera c'è Spagna-Turchia e stiamo cercando di seguire anche in diretta questo big match, che comunque è molto interessante. Sì, ha giocato Repubblica Ceca Croazia Oh, 2-2. 2-2, mentre abbiamo detto la L'altra del Spagna. girone D, ecco, che chiude con Spagna-Turchia che ha vinto 3-0. Bene, bene. Allora andiamo in pausa musicale. Perché poi ritorniamo e dobbiamo fare il primo collegamento telefonico. Cerchiamo anche di recuperare Giuseppe Desserio. Qua su Radio Roma Futura ci ascoltiamo la new hit di Bob Sinclair, Someone Who Needs Me, che è meravigliosa e sta spopolando in questa estate 2016. La sigla dell'estate, io così l'ho risoprannominata, la bellissima Someone Who Needs Me di Bob Sinclair, per introdurre il nostro Matteo Pietrosante, che è scatenato su calciomercato Euro 2016. Benvenuto Matteo, buon venerdì sera anche a te. Grazie ragazzi, buonasera a tutti. Allora, caro, io partirei. Tra l'altro siamo stati puntualissimi, ore 23, ma Perfetti. vedi. Allora, quindi nel ritardo abbiamo riacchiappato. Ho riaggiustato tutto quanto. Fantastico. Allora, caro Matteo, io partirei subito da questa notizia bomba, clamorosa, proprio diciamola così, eccola, la bomba clamorosa di Pjanic alla Juve, che è stato insultatissimo per tutto quello che riguarda, insomma, il cambio di maglia, le foto che ride. Che cosa è successo, Matteo, a questo Ma Pjanic? guarda, io che ero intendendo a Club de Football la settimana prima non ci avevo creduto. Ci ho detto, ragazzi, ma vi pare questo è un giocatore che c'è al mercato all'estero? Ti pare che la Roma è così idiota che lo cede alla sua diretta rivale? Senti il profilo del giocatore che cerca ormai da 2 anni, ma ti pare? Esatto, sì, evidentemente mi pare. E, no, ma soprattutto tra le altre cose, io ho letto la notizia in diretta alla Juan de Lupi, perché mercoledì sera alle 11 è uscito il comunicato stampa. Quindi stavamo là, capito, pensavamo che dice.
più di tanto, perché nessuno se l'aspettava, nessuno pensava fosse reale questo interesse, pensavamo fossero più delle voci, tanto per destabilizzare l'ambiente, che non è cosa nuova, tra le altre cose, tra le vie romane. E quindi certo è un problema. Allora, io sono contrario alle proteste del tifoso medio romanista a Trigoria, che si mette a insultarla, a minacciarlo di morte, cioè sembra, capito, che gli ha portato via casa e figli e moglie, cioè come dire, un giocatore che ha fatto una scelta. Certo, lui potrebbe essere, come dire, un po' più contenuto, ecco, nell'esprimere gaudio e gioia per il fatto di essere arrivato alla Juve. Ho visto il video allo Juventus Stadium in cui ride, festeggia, eccetera, fino alla fine, ripetendo il motto della Juventus, il sogno che si avvera. Cioè, queste cose sono del basso livello. È vero che le società spesso te le impongono da contratto, però possono far storcere il naso al professore romanista, di certo non lo possono portare a fare le minacce di morte a un'altra persona, perché sei un esaltato, ecco, quindi questo vorrei chiarirlo. Dal punto di vista tecnico, diciamo strategico, della prossima stagione si viene a concretizzare un problema per la Roma e si viene a concretizzare invece una grande soluzione per la Juventus, che ha finalmente trovato il giocatore che cercava appunto ormai da 2-3 anni, centrocampista. E ricordo che l'anno scorso, appunto, come avevamo già detto con Hernanes, dissero questo è quello di Serie B, e infatti ora c'hanno quello di Serie A, che è Pjanic. È un Pjanic che andrà sostituito con un grande acquisto, oppure con la speranza Paredes, credo io personalmente. Sentivo il nome di Brozovic, ma spero sinceramente che non sia così. D'altronde, quali sono le motivazioni che hanno portato la Roma a fare questo acquisto, a fare questa cessione? Che la Roma deve stare entro il 30 giugno 30 milioni alla FIFA, perché sennò scattava la multa da 70 milioni per la recidiva dell'anno scorso. E quindi purtroppo prendiamo atto di questa cosa. Spero che Sabatini e la dirigenza romanista sappiano soppiantare a questa mancanza nel migliore dei modi. Sì, senti, un altro reparto dove Spalletti è un po' preoccupato è la difesa, no? Perché lui è solamente Manolas al momento. Dice: stiamo monitorando Nacho e Digne. Dice: la situazione è in evoluzione, dobbiamo ancora vedere. Però ha preso anche Mario Rui, che per lui è un potenziale titolare. Ma guarda, allora, in difesa sicuramente c'è stata la tegola di Antonio Rudiger, che doveva essere o una grande cessione o una grande riconferma della difesa romanista sotto Spalletti. Purtroppo invece, questo si è rotto il crociato, tanto perché le stime vengono mai da sole, e quindi sicuramente c'è un problema in difesa, perché Cassano ormai abbiamo visto che non è più ai livelli per poter giocare in Serie A. Purtroppo il cavernoma che ha avuto non è rientrato da quell'operazione nel modo in cui si sperava anche la società, che l'ha voluto tenere fino all'ultimo. Evidentemente lui è cosciente di questo, Spalletti anche. Credo che entro poco tempo ci sarà tra il recesso del contratto, dal contratto. Io ho letto anche di prestito, comunque di varie alternative, insomma, non che rimanga a Roma, ecco, in un modo o nell'altro. Esatto, sì, può essere quella soluzione del prestito, magari in una squadra dove un campionato più tranquillo, magari anche, no? Perché io capisco che non stai al 100%, ma pure come sicurezza tua, magari un contrasto di testa non lo riesci a fare, hai paura a prendere certe botte, insomma, sono tutta una serie di questioni. Sia per il dilemma difesa. Digne sembrerebbe che la Roma lo voglia riscattare, perché da una parte è giovane e soprattutto ha mostrato di poter crescere, è cresciuto molto durante l'anno, e al vaglio ci sono varie ipotesi. Mario Rui, avevo sentito di un prestito, un giocatore che interessa, è sicuramente un giocatore che ha giocato bene all'Empoli. Certo, questi giocatori, quando poi li ha visti nel palco della provincia, devi sempre mettere poi sul palco della grande squadra, tra virgolette, e vedere come ti riescono a rendere. Sicuramente è una soluzione che potrebbe andare, perché troverei d'altra parte assurdo spendere una cifra superiore ai 15 milioni per un difensore attualmente, insomma. Senti, Matteo, perdone se ti interrompo, però A livello di calciomercato un po' complessivo, no? Fino adesso ovviamente non si sta
non si sta muovendo nulla. Però secondo te ci sono alcune squadre che potrebbero fare un buon calciomercato? Allora, guarda, attualmente non si sta muovendo nulla per i soliti motivi, no? Anche perché, guarda, con Rudiger, cioè, tu non sai mai come un calciatore esce dall'europeo, tra le altre cose. E, guarda, io penso che la Juventus col colpo Pjanic già abbia cominciato alla stragrande il suo calciomercato. Io credo che anche il Napoli potrebbe fare un grandissimo calciomercato, soprattutto perché ha la conferma della partecipazione in Champions League. E poi, secondo me, il Milan rifallerà anche questa sessione di calciomercato, perché là c'è un po' un problema di società pesante. E teoricamente, vi posso dire a te, Pampa, che so che ci tieni anche, l'Inter potrebbe fare davvero un buon calciomercato, nel senso che potrebbe avere dei capitali adatti per apprendere quella parte di rosa che ti mancava, cioè la creazione di gioco. All'Inter manca la creazione del gioco, perché in difesa stanno messi super a posto e ora devono però rinforzare sicuramente il reparto centrale mediano. Certo, non solo la nuova dirigenza cinese quanto possa dare direttive chiare su questo e quanto possa essere credibile poi, perché poi basta vedere col Milan, l'acquisto di Mister Lee non ha portato a nulla. Però teoricamente io punterei su Juve, Napoli e Inter. Davide? Senti, no, questa mi ha fatto pensare col Napoli, no? Che Conte oggi era un po' in difficoltà con la Svezia e con i cambi non ha proposto Insigne, io l'avrei provato, oppure il Shaarawy, e ha continuato con un altro tipo di strategia. Per esempio oggi Giacchini non l'ho visto per niente bene. Florenzi l'ha messo fuori ruolo perché stava a sinistra, non ha mai giocato a sinistra con la Roma. Te che ne pensi delle scelte tattiche? Guarda, io penso che l'allenatore abbia, cioè dobbiamo vedere come lui ha preparato e come vede la partita lui. E questa è una parte importantissima, perché noi da fuori possiamo dire, vabbè, non stiamo facendo gol, mettiamo Insigne che è molto veloce, no? Sì. E ci può aiutare, però ti dico anche d'altra parte che la squadra svedese è la squadra più alta del campionato europeo come altezza proprio fisica, e quindi infatti abbiamo visto Pelé più volte tornare in difesa a dare una mano al suo fisico, quindi magari lui preferiva dei profili un po' più pesanti anche per svolgere un ruolo di contrasto, diciamo, alla fisicità svedese. Questa, infatti poi ha messo Thiago Motta e Levando De Rossi, dei ruoli quasi molto 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 simili. Secondo me il problema dell'Italia è stato che Antonio Conte è bravo, bravissimo, e questo dovrebbe essere veramente la sorpresa di questo, per questo dovrebbe essere la sorpresa di questo campionato europeo. È bravo a giocare con le squadre che si scoprono molto, come il Belgio, che mostrano il loro gioco, la loro faccia. Con quelle che si chiudono fa più difficoltà, come la faceva pure la Juventus primo anno. Juventus primo anno, infatti, segnavano un po' tutti, però con le squadre che si chiudevano il risultato era sempre 1-0 contro il Catania, contro il Cesena, perché contro il Palermo, erano partite più difficili. Quindi io penso che lui in questo momento stia rivivendo il Juventus primo anno e quindi abbia scelto anche di giocare in quel modo. Io, come dire, poi i risultati gli danno ragione. E se quello è, visto che credo sia un modulo che funziona soprattutto contro le squadre forti, magari è meglio che continuiamo con quello, perché riusciamo a superare la fase a gironi, magari anche agli ottavi ci capiterà una squadra media, però da là in poi si comincia a fare sul serio. Allora voglio vedere quando Antonio Conte riesce ad ammazzare le grandi. Esatto. Senti, torniamo un attimo sulla Roma. Ti leggo delle dichiarazioni di Spalletti, che è deluso dalla cessione di Pjanic, ma soprattutto per il fatto che è stato ceduto non all'estero. Dice certo. E anche per il fatto, perché lui dice non abbiamo voluto fare nulla, perché dice quando scrivi certe cose su un contratto poi è tardi e poi tornare indietro. Oramai è un mondo dove tutti possono scegliere cosa vogliono fare, parlando dei giocatori, che se vuole cambiare c'è quella clausola e vuole attivarla, certo. Lo fa. E dice che Milan sarà importante per la Juve come lo è solo per noi. Tra l'altro aggiunge lui sulla sua situazione, che scadenza Spalletti nel giugno 2017, dice per il momento non ha intenzioni di prolungare, anzi
Io sono dell'idea che un allenatore non debba sentirsi, tra virgolette, comodo in una società. Per questo in futuro sottoscriverò soltanto contratti annuali. Voglio rendere libera la società di poter decidere cosa fare alla fine.